Ma il tema resta, votare o non votare? Ed è la stessa domanda che io faccio a Marco Cubianchi di Panorama, che spesso invitiamo anche e soprattutto perché, oltre a quello che scrive su Panorama, è l'animatore di questo sito True Numbers, che io vi invito sempre a consultare, perché è una miniera di numeri, poi ognuno fa fissare le sue opinioni, però i numeri nudi e crudi con le fonti ufficiali su cui poi farsi le opinioni, non come capita nel dibattito politico italiano in cui i numeri ciascuno se li fa a modo suo. Ecco, grazie di essere con noi Marco Cubianco. Tu come la pensi? Meglio farli il referendum o meglio che siano vietati dalla Costituzione? No, sempre meglio farli, naturalmente. Ah, ecco. Sempre meglio farli. Il fatto che non si facciano, hai spiegato benissimo perché i padri costituenti non ce l'hanno permesso. Alcuni, attenzione, la maggior parte dei professori di diritto costituzionale direbbe che la mia è una spiegazione, non stanno in cielo né in terra. Sì, ma lasciamoli dire, diciamo. E guarda che però in realtà quando le persone vengono chiamate a esprimersi su questioni complesse non è mica vero che ragionano con la pancia, oh. È una falsità. In genere le persone sono molto più intelligenti di quelli che pensano i politici. Tu hai fatto il caso della Svizzera, ma molti referendum italiani sono stati vinti o battuti usando la testa, altro che la pancia. Sì, naturalmente i politici, pensa alla RAI o al finanziamento dei partiti, li hanno bellamente elusi. No, ma infatti in tutto il mondo, diciamo, la politica pensa sempre di essere il migliore dei cittadini, ma in questa vicenda britannica, a me, Oscar, quello che fa veramente impressione è che nel caso di un referendum in Italia io voterei per uscire dall'Europa, quello che mi fa veramente impressione, mi lascia veramente a bocca aperta, è il disprezzo per la democrazia, in questo caso britannica, che hanno le strutture governative europee. Se tu vai a vedere le dichiarazioni contro la Gran Bretagna, cioè addirittura minacciose. Ma oggi ce ne sono due di Juncker. Oggi ce n'è una di Juncker che sarebbe veramente da denunciare. Non so che cosa si possa fare, ma Juncker non si può permettere di minacciare i cittadini britannici con parole che non stanno quelle sì, non stanno né in cielo né in terra. Allora, il fatto, questo disprezzo, addirittura che a volte addirittura cade nell'odio verso la democrazia delle strutture tecnocratiche, politiche, chiamiamole come vogliamo, europee, è quella cosa che mi convince che dall'Europa bisogna scappare a gambe levate il prima possibile. Dopodiché ragioniamo sulle conseguenze, ma questo odio verso la democrazia è pericolosissimo. Un paese che liberamente viene chiamato, i cittadini di un paese che liberamente vengono chiamati a esprimersi sulla propria adesione a un organismo internazionale qual è l'Unione Europea, ricordo tutti, è pleonastico, ma lo ricordo a me stesso che a Londra non ha l'euro, quindi si tratta solo di trattati commerciali, rapporti di libero scambio, eccetera, che vengano minacciati da Bruxelles è una cosa inaudita. Aggiungo che nel lavoro che abbiamo fatto su True Numbers noi abbiamo fatto il conto di tutti i referendum europei che si sono svolti in tutti i paesi europei e anche in paesi non europei, cioè in paesi che hanno votato e hanno deciso di non essere in Europa, ad esempio la Svizzera. Ecco, quello che viene fuori è una cosa che mi ha colpito molto. Allora, su 28 paesi europei, 11 non hanno mai votato in un referendum per aderire all'Europa. Poi ci sono stati dei referendum confermativi, cioè sono stati chiamati i cittadini a votare per chiedere, per esprimersi su abbiamo fatto bene o abbiamo fatto male a entrare in Europa, diteci la vostra, quindi referendum confermativi. E poi ci sono stati referendum su argomenti specifici, no? Quindi ad esempio accettiamo l'Ucraina in Europa piuttosto che aderiamo all'ufficio unico del brevetto europeo, insomma referendum specifici. Ora, ti dico soltanto due dati perché i numeri sono clamorosi. Allora, due dati. Uno, l'Italia ha votato una sola volta nell'89 in un referendum consultivo per attribuire al Parlamento europeo un potere costituente. E la cosa incredibile è questa. Sai qual è, credo che tu lo sappia, qual è l'unico paese europeo che non ha mai votato in un referendum per aderire all'Europa? Qual è l'unico paese europeo? Dillo. La Germania. Però io ogni volta devo fare osservare che la Germania offre ai suoi cittadini contribuenti una garanzia in cambio della quale non li ha mai fatti votare, cioè il fatto che
per ogni eventuale euro in più che dovesse uscire dalle loro tasche, diverso dall'ordinaria amministrazione del bilancio europeo per la parte IVA e così via, ma per assistere questo o quel paese, come è capitato regolarmente in questi anni per i paesi sottoposti a programmi di aiuto vincolato, quindi la Grecia, il Portogallo, la Spagna e così via, il Parlamento deve esplicitamente votare. Quindi questa è una legge fondamentale tedesca che dice: non aggiriamo, cari contribuenti e cittadini tedeschi, la delega che ci avete dato, perché bisogna che altrimenti, per dare euro in più bisogna prendersi la responsabilità e c'è una maggioranza parlamentare. Noi questo non ce l'abbiamo, noi abbiamo le forze politiche che hanno bellamente votato tutti i singoli passi dello sviluppo dell'Unione Europea, dell'euro e il fiscal compact eccetera eccetera, e poi raccontano ai cittadini che non c'erano, se ci non lo dormivano non erano d'accordo. Un po' diverso, non ti pare? No, sono totalmente d'accordo. La cosa abbastanza paradossale è che è vero quello che tu dici assolutamente sulla Germania, però l'adesione all'Europa, io non sto mettendo in discussione fatto che sia legittima o non sia legittima. È evidente che l'adesione della Germania all'Europa è legittima, così come è legittima l'adesione all'Europa di tutti i paesi che non hanno chiamato i loro cittadini a votare. Però è la stessa differenza che c'è tra un matrimonio combinato e un matrimonio nel quale vanno liberamente all'altare e dicono sì, no? Cioè, sono legittimi tutti e sono due. Sono d'accordo, perché l'Europa è fin dall'inizio un progetto di elitari, intellettuali, politici, i Delors e così via, che dicevano: se passiamo per le vie ordinarie non ci sarà mai. Perché la resistenza nazionale autarchica, effetto dei grandi conflitti che l'Europa ha regalato all'intero mondo con centinaia di milioni di vittime, è ancora troppo forte. Dobbiamo andare avanti noi. E l'idea era: facciamo addirittura la moneta prima della politica, poi la politica seguirà. Naturalmente non è stato così, non abbiamo fatto la moneta neanche unendo i mercati. Questo è il motivo per cui un unico tasso di interesse ha effetti asimmetrici nelle crisi, come ci siamo resi conto naturalmente dal 2008 e soprattutto dal 2011 in avanti. Aggiungo, è un po' singolare che molti europeisti, prendete nel lunghissimo, ma interessante, lunghissimo però, dibattito che c'è oggi nelle prime 5 pagine del Sole 24 Ore, in cui intervengono il governatore della Banca d'Italia Visco, il ministro Padoan, Romano Prodi e Mario Monti. Romano Prodi dice a un certo punto a Mario Monti: su, piantiamola di essere, la verità è che se ne vanno ci fanno quasi un piacere i britannici, perché sono quelli che hanno sempre frenato, ed è la stessa ragione per cui io invece li voglio dentro, perché io difendo il modello britannico, e il modello britannico, cioè di chi? Ma la Thatcher ha sempre detto: l'Unione Europea ci conviene stare per il mercato unico, difendendo i nostri principi, quindi trattando durissimamente in nome dell'interesse nazionale britannico una lunghissima lista di esclusioni dalle regole comuni, e senza la moneta comune, perché noi abbiamo con la sterlina e le banche che abbiamo qua forza propria per farci una politica monetaria più adatta a noi per i fatti nostri. Secondo me quello è il modello più giusto per interpretare il no al superstato europeo. Ma come si vede, Romano Prodi oggi dice: insomma, se ne vanno, ci consentono l'Unione Europea del superstato. Io il superstato non lo voglio, è europeo, ed ecco perché la mia ragione è opposta per sperare che i britannici invece restino, perché sono una sponda per chi la pensa come me, naturalmente in Italia minoritario. Allora andiamo al minuto di informazione sulle strade e poi torniamo.